Il sole del Trentino, grazie alla società sportiva Calcio Napoli e un grazie ad Alan. Possiamo definirti il motorino del centrocampo del Napoli? Lavoro per darsi sempre in pace. Senti, ma la domanda è: dove trovi tutte le energie per correre per tutta la partita in maniera incredibile? Questo è il lavoro che facciamo sempre, vado lì, questi hanno un mese, quasi un mese che stanno lavorando tanto bene, quindi questo è il mio obiettivo, sempre diritti. Senti Alan, ma per voi il ritiro è un lavoro, anche per i giornalisti che sono qui presenti è un lavoro, però per le migliaia di tifosi che arriva un divertimento. Ma voi, oltre che a lavorare, oltre che a fare questi due allenamenti intensi, perché Sarri vi fa correre e vi fa giocare tutto il giorno, avete anche dei momenti di relax, un qualche momento di divertimento? È un po' difficile, no? Perché lavoriamo tanto lì e siamo sempre un po' stanchi, ma ogni tanto qualche pomeriggio libero si lascia questo, quindi qualcuno va a pescare, qualcuno va a fare rafting, quindi cerchiamo quello di bello, c'è tanto cose da fare lì a Lino. Senti, ma tu sai che vi hanno preparato per voi e anche ovviamente per gli amici di Napoli e i nemici napoletani che sono sparsi nel mondo, la Val di Sole ha preparato una sorpresa, ha detto: siccome sono in vacanza, finito il campionato sono in vacanza, magari rischiano un attimo di arrugginirsi, gli prepariamo un'attività fisica di divertimento e quindi il 16 e il 17 di giugno la Val di Sole organizza la Val di Sole Take Me Outdoor Festival, dove è possibile fare tutto quello di cui parlavi prima, quindi la mountain bike, le camminate, il trekking, il rafting, i tuoi colleghi l'hanno fatto, tu l'hai fatto rafting? No, purtroppo. E allora quest'anno te la facciamo avere la fortuna di farlo, ma abbiamo anche il Tarzanic e tutte le attività collaterali, quindi sei finora invitato. Grazie per il invito, sarebbe bello, sarebbe bellissimo fare tutto questo, veramente bello stare lì a Titolo, fare tutte queste attività e diciamo anche a tutti i tifosi, no? Che possono venire, perché è davvero un divertimento. Senti, ma dal punto di vista gastronomico, perché ovviamente fare una partita sul piano del cibo con Napoli è come fare una sfida in Champions League. Allora, il Trentino sicuramente ha alcune cose molto buone, il Trentingrana, le mele, tutta una serie di prodotti genuini, ma insomma, sfidare Napoli è un po' dura. Come si trova durante il ritiro? Cosa mangiate? Dicevi prima, l'alimentazione è uno dei segreti del motorino che poi sfoggi in partita e in campionato. Sì, certamente, lì si mangia bene, no? Perché mangiamo anche sempre quello, perché il ritiro dobbiamo stare riprendere la nostra forma, quindi lì si sta tutte le cose per mantenere bene, quindi veramente si mangia bene. Senti, noi abbiamo due sorprese per te. Allora, uno, parlavamo di gastronomia e ti diamo il libricino delle ricette firmate La Qualità del Trentino e poi ci vediamo il prossimo anno, o ci vediamo per meglio dire a Di Maro, e ci dirai se le ricette del Trentino possono pensare di pareggiare, non di vincere, di pareggiare con le ricette napoletane. E poi, tanto per non farti dimenticare la bellezza del Trentino, abbiamo questa nuova iniziativa voluta da Trentino Marketing, da una società di Trento, che è la realtà virtuale. Grazie a un'app e a questo visore c'è la possibilità di vedere in maniera tridimensionale tutte le bellezze del Trentino. Addirittura è un sistema fantastico, dietro ci sono i visori reali, quindi chi vuole provare l'emozione poi lo può fare e tu vedi, sei sulle Dolomiti e girandoti man mano che ti giri tu vedi tutto il panorama che c'è attorno. Noi te lo regaliamo, così quando arrivi quest'anno in Val di Sole in Trentino sei già pronto e ti faremo un'intervista. Quando ci sarà l'incontro con i giocatori ti faremo l'intervista e ti interrogheremo sulle varie possibilità di vacanza in Trentino. E magari sulla neve. Come te la cavi con gli sci?
non pervenuta. Non l'ho mai fatto, per me è una cosa nuova, perché in Brasile non si trova, è un po' difficile, quindi è una cosa nuova per me, non l'ho mai fatto. Bene, e abbiamo adesso un concorso, io vi chiedo scusa ma devo prendere in mano il foglio perché ci sono dei dati importanti. Allora, la società Magnificat Academy ha promosso questo concorso nelle scuole della Campania, ha coinvolto oltre 2.000 studenti, per la precisione 15 scuole da provincia di Avellino, 5 di Benevento, 14 di Caserta, 14 di Salerno e ben 20 scuole di Napoli, che hanno realizzato delle pagine Facebook, dei social, pubblicando delle foto, dei video, delle storie legate al Trentino. 3 mesi di attività che ha portato a 800 post, 7.000 interazioni e 2.000 like. La giuria specializzata ha visionato tutto questo splendido lavoro. Ringraziamo veramente l'organizzatore ed anche chi poi ha seguito direttamente i ragazzi nelle scuole. Diciamo che il secondo premio, facciamo come alle Olimpiadi, creiamo un po' di suspense, è stato vinto dall'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Terra di Lavoro di Caserta. Verrà consegnata la maglietta del Napoli a Domenico Sannino e ovviamente Allan farà ufficialmente la consegna. Adesso invece, allora ringraziamo Magnificat Academy, come abbiamo detto prima, la consegna della maglietta di fatto l'abbiamo fatta, un'altra foto con la maglia davanti, sì, così abbiamo... Ed ora abbiamo Alfonso Orabona che ritira il premio per Magnificat Academy. Prego. Giriamo la magliettina, ecco, stavo controllando proprio questo, scusate. Stiamo arrivando in fondo, siamo al primo premio. Cara Allan, voglio dire, noi stiamo facendo tutte queste premiazioni perché stiamo lanciando la volata. Io ti fermo, non dico altro, ma capisci a me come si dice a Napoli, no? Ecco. Allora, siamo all'istituto vincitore, dovrebbe esserci il preside Vittorio delle Donne, sta arrivando, eccolo. Eccolo qua il preside. Signor preside, dov'è? Allora, intanto che aspettiamo il preside che è qui, lo preghiamo di entrare. Ricordiamo che l'istituto vincitore è l'istituto tecnico economico statale Enrico Caruso di Napoli,
e credo che il premio sia un grande premio, perché è un voucher che consentirà la visita al centro di allenamento del Napoli di Castelvolturno. Mi sono dimenticato di dire che i ragazzi dell'Istituto Statale Terre di Lavoro di Caserta domenica qui allo stand del Trentino ritireranno le sacca borse del Napoli, quindi un premio individuale che potranno godere a livello personale. La stessa cosa vale per il voucher, perché i ragazzi potranno andare a Castelvolturno. Il nostro amico preside Vittorio delle Donne si è perso? Ce l'abbiamo? Ragazzi, l'arbitro sta per fischiare il novantennio, poi la partita è finita. Novantennio. Allora, ecco qua la foto con Domenico Sannino. Credo che abbiamo fatto tutto. Ringraziamo il Calcio Napoli, ringraziamo Alla, credo con un applauso. Ragazzi, è vero che noi lavoriamo, però grazie a tutti, la calciatori è fantastica del Napoli. Grazie a tutti voi per essere venuti qui a trovarci, e adesso qui alla nostra destra facciamo un brindisi a proposito. Daniele aveva un incarico. Daniele, dov'è Daniele? La bottiglia, Daniele. Ringrazio a tutti di essere venuti qua, un abbraccio a tutti, e vi aspetto tutti attenti. Un abbraccio a Forza Napoli, ciao. Grazie ad Alan, che è veramente un carissimo amico, grazie per la disponibilità, e chiudiamo con un brindisi, con uno splendido Trento Doc, un grande prodotto di prestigio che viene usato per i grandi festeggiamenti, e mi fermo, non dico altro. Cillo. Grazie Daniele Bertolini, è un grandissimo ristoratore del Trentino, la zona Varendena. Evviva! È arrivato il preside, prego preside. Si metta vicino, guardi, le do il calice, così fa anche un brindisi con in mezzo di tenente il bacio. Eccolo qua. Bene.